Buonasera Silva e benvenuta al musichiere. Buonasera, grazie Mario. Eh no, ma tu mi devi dire che cosa fai. Perché? Perché t'ho visto 3 giorni fa e non eri certamente così bella. Eh? Che cura fai? Dimmelo tu. No, perché ci tengo a non essere così brutto. Vuoi proprio saperlo? Sì. Bevo latte dalla mattina alla sera. Ah, e allora rimango brutto. Tanto per la bellezza ci sei tu, no? E quali sono i tuoi progetti? A me non mi dice niente, tu che ci trovi? Spogliarello. Niente, spogliarello. E che ci trovo? Anche tu. Ma sei sicuro che quella stava dietro al pagliaio con tuo padre? Che non mi sì. Ruoli drammatici. Ah, è perché sei cresciuta da 2 anni a questa parte. Può darsi. Ma Silva Cosci. Ma è molto meglio di persona. Ciao, Amalia. Ciao. Ciao. Ma chi la conosci? Ah, no? Senti, è vero che... La vista la conosci. Sembiato. Creato te. Però sì. Che? Sei proprio maligno. Ma dice... invidia la tua. E lo grido. Lo sai che per me lo sì, devono allargare che... il cinemascope per me. Senti, Mario, prima di incominciare, posso salutare una persona? Cominciamo subito con i saluti. Devo farlo. E se lo devi fare, fallo. Un caro saluto ad Otello Celletti. Come hai detto? Oh, te ha visto, t'ha salutato. Te conosce, è bravo Otello. Ah, capito. Lasciatela parlare. Burini. Ma salutate. Ma sì. È un'impronizzata. Ah, Isa, ma questo non l'avevamo provato. Sì. Lo so. E adesso dovrai spiegare a 18 milioni di telespettatori che è Otello. Non posso, è un segreto tra me e lui. Ma questo Otello è un bel giovanotto? Mm-hmm, sì. Romano? Sì, e pure simpatico. Pure simpatico? Ah, Odè, dico, ma che aspetti, dico? Ma non la vedi? Senti, Silva, è vero quello che dicono i giornali che stai per fidanzarti? Otello Celletti, come ti capisco. Ma no, ma che dici? Ma che sta dicendo? Sta zitta, Maglia, sta parlando di me. Lo sento che sta parlando di te. L'hai salutato. Ma sei proprio terribile, Mario. Mi costringe a svelarti il mio piccolo segreto. Beh, un vigile mi ha fermato oggi al 70° chilometro da Roma e poi mi ha lasciato andare. Beh, ha fatto il suo dovere. Ma veramente ha fatto un'eccezione. Eccezione perché? Te lo dico in un orecchio. Sì. Ero senza patente, senza bollo e senza libretto di circolazione. Eppure mi ha lasciato andare lo stesso. Senza bollo? Eh già. Senza patente? Mm-hmm. Senza libretto di circolazione? Eh già. E t'ha lasciato andare? Sì. Vigile Celletti, come ti capisco. Sei veramente fortunato. Anch'io al posto tuo non avrei fatto la contravenzione alla signorina Coscina. E quella arriva. Fortunato. Hai terminato con questi saluti? Sì, sì. E allora adesso lo sai che devi pagare la penitenza? Lo so, lo so. Cosa ci canti? Bene, canterò Il tuo bacio è come un rock. E questo bacio come un rock a chi lo dedichiamo? Ma... A Otello Celletti, ho capito, va.